Sin da piccoli ci viene raccontato come alcuni animali vadano in letargo, dai grandi orsi ai piccoli scoiattoli, passando per serpenti ed arrivando agli insetti. Insomma, il letargo è una condizione che accomuna molti esseri viventi, dai più grandi ai più piccoli. Ma perché si va in letargo? Molti animali, in alcuni periodi dell'anno, capiscono che le condizioni sono poco adatte al loro stile di vita e decidono di sfuggire alla morte immergendosi in una morte apparente, dove il corpo raggiunge uno stato di tranquillità. I battiti diminuiscono, i muscoli si rilassano e tutto il resto del corpo si lascia andare, cercando di utilizzare meno energia possibile. Ma vi siete mai chiesti quale animale va in letargo per più tempo? Spesso si pensa al ghiro, ma come vedremo fra poco, non è così. Dobbiamo prima dire una cosa: i letarghi sono di diversi tipi e vengono definiti in maniera differente in base al periodo dell'anno in cui vengono attuati. Per esempio, in inverno parliamo di ibernazione, in estate di estivazione e in autunno di brumazione. Differente è anche la durata. Infatti passiamo dai torpori, ovvero periodi di circa 24 ore, alle diapause, ovvero letarghi di alcuni mesi che servono per superare periodi dell'anno sfavorevoli. Eppure, anche quando parliamo di lunghi sonni, c'è sempre qualcuno che si contraddistingue, cercando di impadronirsi del primato di animale più dormiglione. E questa disputa è fra due animali che passano circa 8-9 mesi l'anno in letargo. Stiamo parlando della marmotta dell'Alaska, che generalmente riposa 9 mesi all'anno, e dello scoiattolo artico, che se ne concede a malapena 8. In questo stato di quiescenza, interrotta solo da alcuni momenti dedicati all'espulsione di feci e urine, i loro metabolismi rallentano considerevolmente. Non mangiano e non bevono, bensì sfruttano le riserve di grasso acquisite prima del lungo sonno. La marmotta dell'Alaska passa da 100 a circa 2 o 3 battiti cardiaci al minuto. La respirazione diventa quasi impercettibile e la temperatura corporea diminuisce, e dai 35 gradi Celsius abituali si passa a una temperatura che si aggira fra i 4,5 e i 7,5 gradi.